pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Non si può certo dire che questo autunno non ci riservi sorprese e novità. Di sicuro sono molti gli album in uscita, alcuni già pubblicati, sia di inediti che raccolte. È il caso questa volta di Francesco Guccini. Per lui ecco la proposta di Note di viaggio, capitolo 2 Non vi succederà niente, cioè il secondo volume della raccolta delle più belle e indimenticabili canzoni del cantautore, interamente prodotte e arrangiate da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi voci della musica italiana. La notizia dell'uscita era stata annunciata durante la performance regalata in prima serata da Manuel Agnelli, Mauro Pagani ed Emma sulle note de L'Avvelenata, un omaggio a uno dei duetti del primo capitolo di quest'opera uscito nel 2019 e che aveva già ottenuto un successo senza precedenti. Note di viaggio capitolo 2 conta su molte sorprese, esattamente su 12 tracce, soprattutto su collaborazioni eccezionali come artisti noti, arrangiamenti raffinati ed emozioni indimenticabili per una vera e propria pagina nuova della musica italiana, tutta da collezionare. Dicevamo degli artisti con i quali Guccini ha collaborato, ebbene, solo per fare qualche nome e rigorosamente in ordine alfabetico, per non fare torto a nessuno, ecco Vinicio Capossela, Emma, Fabio Ilacqua, Levante, Mahmood, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Gianna Nannini, Jack Savoretti, Roberto Vecchioni e Zucchero. E come celebrare il maestro se non rispolverando un suo vecchio successo? Beh, noi lo vogliamo fare naturalmente e lo faremo con Il Vecchio e il Bambino. Uscita una prima volta nel 1972, considerata da molti una vera poesia in musica, una canzone il cui testo ci porta in un passato quasi fiabesco. Si racconta infatti di un vecchio, o meglio di un tempo visto con gli occhi di un vecchio, che racconta però un bambino calato pienamente nel suo presente. Eppure i due personaggi sono molto vicini. Entrambi rappresentano, ciascuno con la propria identità e le proprie aspirazioni, il cammino che compie l'uomo nella sua vita. Per il primo è incerto, fragile, stanco anche, denso di sentimenti come la nostalgia o la rassegnazione rispetto al futuro, che invece è speranzoso ed è pieno di oggettive possibilità da parte del bambino. Nel viaggio però, accompagnato appunto da questo bambino per mano, e a lui forse cerca di trasferire una parte di ricordi e forse di insegnamenti, parlando di ambiente per esempio, così trasformato dagli anni, proprio come il vecchio. La canzone a cui vi lasciamo fu anche reinterpretata tra gli altri dai Nomadi, ma tra coloro che ne realizzarono delle cover vogliamo citare anche Carla Bruni nel 2008.